Capodanno ad Arezzo in Piazza Grande è magico, la cornice di una delle piazze più belle d'Italia ha fatto indubbiamente la differenza. Il tutto esaurito, la piazza poteva contenere fino a 4.000 persone, si è registrato già alle 23 tanti coloro che a malincuore sono dovuti rimanere fuori. Per la prima volta aretini e turisti insieme per accogliere il 2020. Sul palco quasi tutta la giunta comunale al completo, il primo cittadino Alessandro Ghinelli si trovava invece in America per salutare il nuovo anno nella patria della futura moglie. Un momento bellissimo di comunità di un Arezzo grande, fraternità aperta, la piazza piena e la dimostrazione di una città viva, forte, grande, bellissima. Fare politica oggi è molto molto difficile, questo 2019 per noi è stato un po' l'ultimo anno rimandato, quindi tante cose belle, tante cose anche difficili da mettere in piedi, però siamo soddisfatti. E che sia un 2020 sereno, indipendentemente da come andranno le elezioni, noi abbiamo messo il massimo dell'impegno per fare riattivare questa città, anche perché Arezzo se lo merita di essere nel giro delle grandi città della Toscana. Arezzo è bellissima sempre, poi stasera è spettacolare perché come vedere una piazza strapiena così anche dopo i mercatini, quindi dopo un mese di eventi è bellissimo. Arezzo è entusiasta e noi siamo più entusiasti degli aretini, quindi io sono felicissimo di questa grandissima esperienza che abbiamo fatto in questi 5 anni. Il pubblico ha ballato con le musiche di Enzo Scattoni fino alla mezzanotte, mentre i bambini si sono potuti divertire all'interno del Palazzo di Fraternita, in quella che fino a pochi giorni fa era la casa di Babbo Natale. E poi l'ospite più atteso, Frankie Energy. Beh, mi è sempre piaciuta, io ho vissuto per anni, per quasi 14 anni a Città di Castello e Arezzo è uno dei poli di riferimento e mi è sempre piaciuta. Ma poi stasera è meravigliosa, nel senso che sembra fatta di... non so, di scatole sperlari, cioè veramente cofanetti sperlari animati, è bellissimo. Non ho mai cercato una generazione specifica alla quale rivolgermi con le mie canzoni, ho sempre fatto canzoni ai miei concerti, sono sempre venuti i ragazzini, i papà, i nonni, alle volte i papà portando i figli portando i papà, quindi insomma, continuate così, va benissimo, grazie.